nel cedere loro la parola su questo confronto, io vorrei chiedergli anche da che cosa nasca allora, partendo da punti di vista così distanti, il bisogno reciproco di parlarsi, da che cosa scaturisce. Lo chiedo anzitutto a Sua Eminenza il Cardinale Ratzinger. Nasce dal fatto che noi... Nasce dal fatto che noi credenti pensiamo che abbiamo qualcosa da dire al mondo, agli altri, che la questione di Dio non è una questione privata tra noi, di un club che ha il suo interesse, fa il suo gioco, fa la sua cosa, ma siamo convinti che l'uomo ha bisogno di conoscere Dio, siamo convinti che in Gesù è apparsa verità, e verità è una cosa che non è una proprietà privata di qualcuno, ma deve essere condivisa, deve essere conosciuta, e perciò siamo convinti che proprio in questo momento della storia, della crisi, della religiosità, in questo momento della crisi anche delle grandi culture nel loro incontro, sia importante che noi non viviamo solo nell'interno dei nostri acquisti, delle nostre convivenze, ma esposti realmente alle domande degli altri e con questa disponibilità e questa franchezza di far capire quanto a noi pare essere ragionevole, anche anzi necessario per l'uomo. Ma perché voi credenti, voi cristiani, voi uomini di fede, non rinunciate alla dimostrazione mondana della verità, come ha scritto forse? Perché pretendete di dare anche veste razionale a ciò che è palesemente assurdo? Se voi accettaste, dice lui, attribuendolo, e non so se lei sarà d'accordo, anche al cristianesimo delle origini, lei probabilmente contrasterà questa sua tesi, accettaste l'idea dell'assurdità della fede, beh, noi ci accontenteremmo, vi lasceremmo credere perché ne siete liberi, ma saremmo insomma soddisfatti del fatto che si sia certi dell'assurdità di questa fede. In realtà sono convinto che le prime generazioni del cristianesimo non hanno pensato all'assurdità della fede, vero è? Paolo parla dello scandalo, e vediamo che lo scandalo esiste in tutte le generazioni, anche oggi, ma nello stesso tempo predica sull'Areopago, cioè nel centro della cultura antica, della filosofia antica, in discussione con i filosofi, e cita anche i filosofi, e generalmente l'inizio della predicazione cristiana si verteva ai cosiddetti phogumenoition, cioè i gruppi di persone che si erano formati intorno alla sinagoga. L'ebraismo ha avuto una funzione molto importante, una posizione molto importante nel mondo antico, in quanto questa fede in un unico Dio creatore appariva proprio come la religione razionale che era cercata nel momento della crisi dei dei. E quindi questa religione si offriva come una vera, autentica religione, non inventata dai filosofi, ma realmente nata dal cuore dell'uomo e dalla luce di Dio, e dall'altra parte in corrispondenza profonda con le convinzioni razionali di quel periodo, e perciò persone, diciamo, illuminate di quel periodo in cerca di Dio, non contenti più con la religione statale, persone che cercavano una religione che è autenticamente religione, non solo costruzione filosofica, ma anche corrispondente alla ragione, queste persone avevano creato un cerchio di persone intorno alla sinagoga, e qui era il mondo dove Paolo poteva predicare. E la sua intenzione, la sua convinzione fu realmente questo unico Dio che ha parlato con Abramo, che ha parlato nell'Antico Testamento, adesso si fa vedere e si fa accessibile tramite Gesù ai popoli del mondo.
E quindi, sapendo bene che da una parte offriva scandalo nell'Areopago, vediamo l'annuncio della risurrezione, crea scandalo. Era anche convinto che non annunciava qualcosa di assurdo che piace a alcuni, ma portava con sé un messaggio che poteva far appello alla ragione degli uomini e dire a loro: noi tutti cerchiamo in questo momento della crisi Dio, cerchiamo una religione che non è inventata ma autentica e dall'altra parte è consona con la nostra ragione. E San Pietro nella prima lettera dice esplicitamente: dovrete sempre essere pronti di dar ragione della vostra speranza. Dovete sempre apologia dare contro il Logos, cioè devono essere disponibili a dimostrare il Logos, cioè il senso profondamente razionale delle loro convinzioni. Quindi vero è, per questo punto sono naturalmente d'accordo con il professor Flores Arcais, che non si deve imporre questo, che fa appello alla coscienza e alla ragione, l'unica istanza che può decidere è questa. Era realmente un peccato di pensare poi, se la ragione non è disponibile, dobbiamo aiutarla, tra virgolette, con il potere dello Stato. Questo è un grande errore. Ma imporsi quindi non col potere, questo è un grande peccato e errore, ma offrirsi alla evidenza della ragione del cuore. Io ho da fare una domanda precisa, forse però Cardinale Ratzinger vuole rispondere su questa osservazione. Sì, ma la resurrezione, la follia della resurrezione come elemento centrale della fede cristiana. Sì. Allora, il primo punto è che San Paolo è convinto che è una cosa che fa appello alla ragione, ma è anche convinto che va oltre le cose evidenti alla ragione, perché, così io capisco San Paolo, è in gioco l'amore. L'amore che non è antirazionale, ma eccede molto la ragione, e questo Dio che è Logos, come poi dice San Giovanni, che è la ragione creatrice, e che è parola, perché Logos non è semplicemente ragione, ma è già una ragione che parla, cioè uno che si mette in relazione, che si avvicina, così abbiamo già un rinnovamento del concetto di ragione che va oltre la pura matematica, la pura geometria dell'essere. Tuttavia è Logos, e anche parlando, e anche andando oltre questa pura matematica, rimane tuttavia Logos, cioè ragionevole, e ma qui si annuncia già il fatto che è amore, uno che si avvicina, e realmente questo amore fa delle cose folle. Per un Dio appare assurdo se dalla sua eterna felicità si mette a questa piccolissima creatura uomo e entra nel gioco di questo mondo fino alla morte. Questo realmente contrasta col concetto puramente filosofico di Dio, e Paolo è ben consapevole di questo contrasto, ma tuttavia ci fa capire è finalmente la libertà, la grandezza della altissima ragione di essere anche amore, e poi quindi di eccedere i limiti che la nostra speculazione filosofica potrebbe determinare per questa divinità. E una parola ancora, mi sembra molto significativo che i 2, 3, 4 secoli del cristianesimo, cercando un collegamento con la cultura circondante, non si sono mai collegati con le religioni, non si vedevano sulla pista delle religioni, ma hanno detto: la nostra religione è la continuazione e compimento e anche eccesso oltre le filosofie, ma vedono nella filosofia la pre-presenza di Cristo, del Logos nel mondo,
E così l'autodefinizione di queste prime generazioni fu proprio quella: non siamo una religione come tanti, abbiamo gli stessi diritti come le altre religioni, ma noi vogliamo, noi siamo la continuazione del pensiero umano che ha criticato le religioni, che ha trovato una pista di Dio, ma non poteva naturalmente con le proprie forze realmente identificarlo. E la novità del cristianesimo, secondo questi padri, è che questo stesso Dio nascosto, indovinato, si mostra e poi naturalmente eccede radicalmente quanto si poteva vedere e tuttavia si dimostra in unità con questa ricerca umana. Eminenza, lei a suo avviso può esserci qualche cosa in comune, qualche tratto comune tra la fede intesa come impegno civile, passione militante, coerenza ai propri ideali dell'ateo Flores Larcais e la fede invece in Dio? Senza dubbio vedo un terreno comune. Naturalmente direi la pura militanza formale senza contenuti di per sé non è una cosa buona, si tratta anche dei contenuti, no? Sì, uno può militare con grande fervore per una cosa cattivissima, certo. E questo solo non lo fa buono. Ma direi ci possono essere convinzioni fondamentali sui valori che portano la vita e portano anche la convivenza degna in questo mondo, e qui possiamo, per citare la sua parola, militare insieme, direi combattere l'intolleranza, i tipi di fanatismo che ritornano sempre, e poi l'impegno per la dignità dell'uomo, per la libertà, per la generosità nei confronti dei poveri, dei bisognosi. Mi sembra esistono nel questo nostro mondo oggi valori che condividiamo loro, gli atei e noi credenti, e sembra essere di grandissima importanza che nonostante questa profonda divisione che esiste tra fede nel senso della fede cristiana e ateismo, qui siamo su un terreno nel quale abbiamo una comune responsabilità. Forse l'ateo offeso che noi pensiamo questi valori ultimamente risultano dalla convinzione che l'essere stesso porta in sé un messaggio morale, in se stesso non è neutro, ma ci indica un indirizzo verso l'amore e contro l'odio, verso la verità e contro la menzogna, e che questo indirizzo già innato nell'essere risulta dall'origine dell'essere, da Dio. E perciò pensiamo noi che finalmente la convinzione, anche l'impegno per valori dell'umanità, della dignità umana, risulti da una presenza nascosta di quanto noi non possiamo manipolare, e sarebbe in questo senso anche espressione di una fede più profonda, anche se non definita in termini teologici. Questo possiamo, mi sembra, con una buona logica pensare noi, pur rispettando che l'ateo non vede queste e forse anche contesta questa radice comune che nutre gli impegni per il bene e contro il male. Eminenza, ma quanto vi siete lasciati contaminare come Chiesa dal pensiero laico e illuminista? Lei ha adoperato qui, pochi istanti fa, la parola intolleranza, e questo ci è parso normale. Forse meno normale è il fatto che questa stessa parola, intolleranza, il 12 marzo scorso, comparisse nella liturgia quaresimale, nella preghiera
del Papa in San Pietro, all'interno appunto di quella liturgia di purificazione della memoria per i peccati commessi dai figli della Chiesa nel suo nome. Ma questa parola, questo concetto, tolleranza, intolleranza, è un concetto che nasce nel secolo dei Lumi, che nasce da Locke, che appartiene squisitamente al pensiero laico e illuminista. È entrato addirittura nelle parole del prefetto della congregazione per la dottrina della fede e più ancora vorrei dire nelle preghiere del Papa in San Pietro. Questa contaminazione dunque c'è, è felice, è positiva, l'accettate o la preoccupa un po'? Lei è considerato uno molto severo. Allora direi due cose. Pensiero laico, pensiero illuminista sono dei concetti da definire. In Italia si concepisce la parola laico in confronto con la parola credente, cosa che non è il caso in altre lingue, e perciò questo concetto di laico per me non è così limpido come appare forse qui. E anche parere illuminista, in una conferenza tenuta nella Sorbonne, ho cercato di mostrare che il cristianesimo voleva essere un illuminismo, nella continuazione anche di Socrate e soprattutto dei profeti dell'Antico Testamento, che erano veri illuministi nei confronti del culto degli idoli, no? E quindi il cristianesimo voleva essere in un certo senso un illuminismo anche... Permetta, però, cristianesimo e illuminismo se le sono suonate di santa ragione, hanno avuto uno scontro ben sanguinoso. Sì, perché gemelli possono anche scontrarsi e in un certo momento della storia si sono formati due modi molto diversi, un cristianesimo che si è piuttosto chiuso in sé, un po' dimenticando la sua eredità, per così dire, illuminista in un senso più grande di quello di quel periodo del quale parla lei, e un altro che di conseguenza si oppone al cristianesimo e lo considera come oscurantismo. Io penso che è venuto il momento di trascendere queste opposizioni. L'illuminismo nato in certe circostanze nel 700-800 era un illuminismo opposto al cristianesimo, benché non dappertutto. C'erano anche, potrei dare anche dei nomi, correnti di illuminismo cristiano in quel tempo. Purtroppo queste tendenze di riconciliazione, di un cammino comune, non hanno vinto, ma esistevano giustamente, e dall'altra parte il cristianesimo dovrebbe ripensare a queste sue radici. Perciò non vedo una opposizione assoluta, anche se vedo una opposizione già tra certi tratti dell'illuminismo moderno e la fede cristiana. Perciò io non parlerei qui di contaminazione, perché contaminazione implica qualcosa di sporco, se capisco, e questo certamente non vogliamo dire. Al contrario, dico, mi sembra una cosa molto positiva che questi due correnti, che erano separati e fino a un certo punto saranno anche in futuro probabilmente separati, tuttavia si incontrano, fecondano e uno comincia a imparare dall'altro. Tengo a precisare che si può usare la parola contaminazione anche non in termini negativi, non era mia intenzione usarla in senso negativo. Credo che sia molto interessante che il Cardinale Ratzinger risponda sulla questione delle interpretazioni dell'illuminismo, perché questo è un punto decisivo, e poi arrivare in un secondo tempo a ragionare sui possibili terreni di incontro. Prego. Sì, non sono preparato per interpretare a fondo adesso le encicliche del Papa, perché un grande corpo di scritto da studiare bene. Vero è che il Santo Padre critica ugualmente da una parte il comunismo come totalitarismo
che ha distrutto non solo l'ecologia, la terra, ma le anime, e dall'altra parte critica anche i pericoli della civilizzazione liberista. Mi sembra che non dovrebbe essere così difficile condividere sostanzialmente queste critiche. Il Santo Padre aveva vissuto questo regime e soprattutto la menzogna, che era la vera caratteristica di questo regime. Molti vescovi, sacerdoti, semplici, laici mi dicono, soprattutto anche dalla ex Germania, dalla Germania ex comunista, il vero nostro problema era la menzogna. Nessuno ha più avuto fiducia nell'altro, nessuno ha osato dire la verità. Abbiamo tutti vissuti sotto questa pressione in una dittatura della menzogna, della critica, della ipocrisia reciproca, e così siamo stati distrutti più che fisicamente nelle nostre anime, e la vera liberazione dovrebbe essere proprio la liberazione di questa dittatura della ipocrisia e della menzogna. Dall'altra parte il Papa critica anche la nostra civilizzazione occidentale, e alcuni dicono che sarebbe adesso l'ultimo apologeta del socialismo ideale, che difende gli ideali del socialismo contro un individualismo esagerato e contro tutti i mali che si sviluppano. E mi sembra la critica della nostra civilizzazione attuale, nella quale siamo tutti grati per la libertà, grati anche per il benessere, tuttavia è una cosa necessaria, e vediamo come in un liberismo indefinito cresce realmente una mancanza di sensibilità per l'altro, una centralità dell'io, una centralità delle cose materiali e superficiali, che ugualmente diventa un deterioramento delle anime, un impoverimento delle nostre anime. E quindi fare la critica di questa nostra civilizzazione, che ha i suoi pregi, che conosciamo bene, nessuno desidera che adesso, per non so quale intervento, cadesse, tuttavia è una necessità condivisa da tanti spiriti direi illuminati. Adesso il professor Florestier Kais mi dice che queste due critiche, un po' diciamo contrastanti ma complementari tra di loro, sarebbero secondo il Papa solo variazione della critica dell'illuminismo come tale, il quale come tale sarebbe considerato come individualismo e come radice di tutti i mali del nostro tempo. Ho detto che adesso non oso discutere sulla autenticità della sua esegesi del Papa, ma sono convinto che per il Papa il comunismo non ha la stessa radice e non è ugualmente radicato nell'illuminismo dell'Ottocento come la cultura liberista, la quale tuttavia anche non cresce automaticamente nelle sue forme attuali e perniciose da questa radice, ma si sviluppa con un nuovo automatismo, con fattori totalmente nuovi. Non è vero che non nasce niente di nuovo nella storia. Nel nostro secolo scorso e nuovo, sono entrati fattori totalmente nuovi, e che non possono semplicemente essere ridotti al pensiero, diciamo, di Voltaire, che vengono da queste correnti del pensiero elementi negativi che hanno determinato l'umanità verso una perdita di rispetto dell'essere umano. Mi sembra la storia del nostro secolo lo dimostra, e comincia già nelle crudeltà della Prima Guerra Mondiale, e perciò essere autocritici da parte dell'illuminismo contro se stessi, contro i problemi creatisi nella perdita di valori che apparivano come minacce contro la libertà, una tale
autocritica, un tale esame di coscienza illuminista non mi sembrerebbe una cosa inutile. Io sono contento sentendo gli applausi che confermano la superiorità dei non credenti quanto alla loro fedeltà al Vangelo sopra i credenti, ma tuttavia mi sembra è sempre bene per noi credenti e anche per i non credenti di essere autocritici, di riflettere sui pericoli della propria posizione e quindi senza attribuire i mali del nostro secolo, che non crescono automaticamente dall'Ottocento, a questo illuminismo, essere pensierosi anche circa questa eredità e di avere il coraggio di autointerrogarsi, di riflettere di nuovo a fondo, mi sembrerebbe una cosa molto importante e anche una cosa che potrebbe essere un elemento comune tra le due parti. Grazie. Quindi mi sbilancio e applaudo anch'io, perché sono convinto che sia indice di grande saggezza per chiunque applaudire soprattutto ciò che ci spiazza, ciò che ci fa riflettere, ciò che suscita in noi dubbi, anziché ciò che ci rassicura semplicemente. Questo mi sembra un bel punto di vista comune da tenere. Ma approfitterei, Eminenza, del fatto che lei ha fatto questi riferimenti anche alle autocritiche, per porre una domanda che per me è cruciale, soprattutto nel corso di questo giubileo del bimillenario cristiano, all'interno del quale non vi è dubbio che il momento della purificazione della memoria, del cosiddetto mea culpa, è stato un momento molto importante rispetto anche ai giubilei del passato. Ecco, per noi che cristiani non siamo, è piuttosto semplice storicizzare, relativizzare i comportamenti. Sarà forse adesso un po' difficile brevemente rispondere. Vorrei tuttavia ritornare al problema della razionalità della fede. È vero che Paolo da una parte riconosce l'evidenza del Dio unico, ma è convinto, come sono io, che non si può razionalmente dimostrare la divinità di Cristo e la risurrezione. C'è questo eccesso della fede, ma per uno che entra si mostra anche una coerenza, cioè l'anticipo di razionalità fa entrare, e poi certo con questo salto della fede si può tuttavia vedere che non sono contraddittorie queste due sfere, ma formano una unità con una sua logicità. E quanto a Pascal, vorrei dire, per me, in quanto io lo leggo, non è soltanto questo plus della speranza dell'immortalità, ma in quanto io capisco questo argomento, argument du pari, dice, allora, l'esperienza, e qui vediamo il suo secolo anche, è condizione della conoscenza. Se tu non fai nessun tentativo di avere conoscenza della fede cristiana, è logico che tu non puoi avere conoscenza. E così dice, buttati nella realtà, fai il tentativo, l'esperimento, e poi vedrai la logica che si trova dentro. E questo mi sembra una cosa ancora da approfondire, in quanto anche nella fede cristiana esperienze e possibilità di trovare la ragione nella esperienza mi sembra sempre da approfondire, perché qui siamo realmente su un terreno del pensiero dell'epoca moderna. Poi vorrei dire che sono naturalmente d'accordo che consono con quanto io avevo detto sulla dittatura della menzogna, che questa sincerità del sì e sì, no e no è fondamentale, e la vocazione dell'uomo alla verità, alla sincerità è una parola fondamentale del Vangelo. Ho sentito con un po' di meraviglia
che il professor ci dice che il resto sarebbe opera del demonio, e quindi vede, mi sembra un po' l'esistenza del demonio. Ma vi sono indubbie radici cristiane anche in Paolo Flores d'Arcai, il suo stesso definire il Vangelo possibile terreno d'incontro. Beh, sì, io non sarei mai stato capace di dirlo, evidentemente. Sì, forse penso che questo argomento dovremmo ancora approfondire per i due punti, perché i due punti che ha indicato sono importanti, ma mi sembra sarebbe da aggiungere molto di più. Adesso, a quanto lei aveva detto, cerca la liturgia penitenziale, e la domanda che nasce da questa penitenza per il concetto della Chiesa stessa, per la sua autocoscienza, è di grande importanza. E io penso, come lei, che questa liturgia di purificazione, di pentimento, era un passo che porta in sé ancora tante potenzialità, e è un dovere della Chiesa della Teologia di andare al fondo di questa esperienza che adesso è anche da riflettere. Noi nella Commissione Teologica Internazionale abbiamo pensato molto, arrivando fino alla diagnosi che ancora è un terreno poco esplorato e dobbiamo approfondire questo, ma abbiamo anche più capito che già il Vangelo parla sempre che la Chiesa è una Chiesa di peccatori, e che questo proprio è la specificità di questa creatura di Cristo, che è venuto di chiamare i peccatori, e è venuto con questa parola tollerate anche la cizania per non distruggere il grano. E quindi il concetto di Chiesa voluto dal Signore, oggi abbiamo la festa di San Matteo, dove, essendo lui un peccatore, il Signore dice esplicitamente: sono venuto a chiamare i peccatori. Qui mi sembra ancora molto da chiarire. In ogni caso, la purezza della Chiesa non viene dai propri meriti, questo è troppo evidente. Se vediamo la storia della Chiesa, è una permanente apparizione della debolezza umana, e il paradosso della Chiesa è che, nonostante tutte queste mancanze, vive e rimane presente il Vangelo. Finalmente, posso adesso discutere, perché non sono così informato, quale eventuali imposizioni di valori cristiani sarebbero stati tentati da parte della Chiesa polacca, ma direi due cose. La prima, se è una ipotesi, perché io non conosco i fatti, forse è stata fatta una pressione in Polonia di inserire valori tipicamente cristiani, non condivisi necessariamente da altri, non è da attribuire questo al Papa, penso. Secondo punto, e naturalmente, e adesso questo forse sarà un argomento per noi non facile, distinguere bene tra valori tipicamente cristiani, che sono da scegliere solo con la libertà della fede e non possono essere imposte, e valori realmente umani, che toccano il fondamento della dignità umana, e che il Papa, io ugualmente, siamo convinti che l'aborto non è una cosa che dovrebbe essere esclusa solo dai cristiani, perché in questione è la sacralità della vita umana. È il diritto di essere, prima di tutti gli altri diritti. Se non ho più il diritto di vivere, quale altro diritto posso ancora avere? E se è vero che si tratta di essere umani, quindi vale il diritto, non è una imposizione cristiana. Ma ecco, questo è il punto: come verificare valori che sono semplicemente umani, e non, anche se, diciamo,
nella storia più verificati nel cristianesimo, nella Grecia antica era normale anche procedere all'aborto, ma forse verificati con limpidità nel cristianesimo, ma non valori tipicamente cristiani, ma solo il mostrarsi l'evidenza per un valore umano. Quindi mi sembra in queste dispute anche politiche sarebbe importante non precocemente diagnosticare i cristiani vogliono imporci qualcosa, ma discutere realmente che cosa è umano e che cosa è cristiano. Ecco, qui non c'è dubbio che stiamo per addentrarci, ne sono certo che il professor Floris scalpita in proposito nell'asseriti fondamenti naturali del cristianesimo, e quindi valori umani e valori di fede. Ma prima ho davvero una domanda, una precisazione da chiederle che mi preme moltissimo per l'interesse che il tema della liturgia penitenziale ha rivestito per tutti noi. È stato uno di quei momenti nel Giubileo in cui più direttamente la Chiesa ha parlato anche all'esterno, anche agli altri, anche ai non cattolici, e quindi vorrei porle questa domanda. Da più parti, sia tra i più tradizionalisti che hanno vissuto con disagio quella liturgia penitenziale, che viceversa tra coloro che ne sono stati entusiasti, da entrambe le parti si è in qualche modo immaginata una potenzialità sovversiva di questo mea culpa. Come dire, se la Chiesa ha riconosciuto le colpe dei suoi figli nei confronti degli ebrei, delle donne, degli indios, beh, vuol dire che prima o poi, fra un secolo, due secoli, arriverà anche a riconoscere le sue colpe nei confronti degli omosessuali, delle coppie separate, della moralità, eccetera. No, vi prego, non credo che sia un tema delicato che non si risolve con applausi. Ecco, c'è davvero una potenzialità sovversiva in quella purificazione della memoria? Ci sono i presupposti, anche un'ipotetica destabilizzazione anche di alcuni dogmi di fede? C'è un potenziale critico, senza dubbio. Parlare di una realtà sovversiva non mi sembrerebbe così adeguato. Voleva soprattutto dire il Papa, non voleva tanto con questa liturgia parlare al mondo, offrire quasi uno spettacolo di una chiesa penitente, ma voleva parlare a Dio. E questo mi sembra molto importante, non era pensato come una manifestazione che fa impressione nel mondo, ha fatto impressione proprio perché era senza queste intenzioni e voleva davanti a Dio e solo nella luce di Dio osare dire cose che si osa dire di per sé solo davanti a Dio. Ma davanti a Dio anche devono essere dette. E io direi l'atto fu audace in questo senso, che il nostro colloquio con Dio era visibile al mondo, ma era necessariamente visibile perché anche il confitio classico della Chiesa dice confitio davanti a Dio e davanti ai fratelli, perché il peccato che in prima istanza è un peccato contro Dio, tuttavia è anche sempre un peccato contro l'umanità. E nella luce di Dio si deve dire semplicemente tutta la verità, si deve dire anche cose che possono apparire e sono forse pericolose, nella certezza che se dette con sincerità davanti a Dio e con una profonda apertura della coscienza, Dio farà il bene con questo e ci purificherà, e così possiamo dire l'effetto, con tutti i pericoli che implica, non può non essere positivo. Certamente io capisco anche i problemi dei cosiddetti tradizionalisti, vescovi del mondo ex comunista mi hanno detto adesso noi stessi diciamo le cose
che erano obiettate dagli altri. Loro hanno sempre inclinato la Chiesa, hanno sempre detto pesti tutti questi mali, e così denigrando la Chiesa volevano distruggere la fiducia nella Chiesa. E noi abbiamo difeso questa nostra Chiesa, che era per loro realmente l'asilo dell'essere umano, dell'umanità, e perciò non hanno creduto a queste denigrazioni, ma a parte ha creduto. E se adesso noi, dopo il crollo di questa dittatura, diciamo, ma hanno avuto ragione, che cosa facciamo? La coscienza dei piccoli soffrirà, e siamo responsabili anche per i piccoli. E queste, mi sembra, sono riflessioni che dobbiamo rispettare, che hanno un loro peso, e quindi la confessione è giustificata soltanto se realizzata davanti a Dio come un dovere davanti a Dio, e nella certa fiducia che Dio esiste e risponde. Io non voglio permettermi di darvi delle regole di comportamento, ma mi sembra utile per il prosieguo della nostra discussione non addentrarci nei singoli comportamenti del Papa su Pinochet, sulla beatificazione di Pio IX. No, nel senso che rischieremmo... Appunto. Allora, la prego. Naturalmente lascio piena libertà al Cardinale Ratzinger se ritiene di entrare anche nelle questioni dei singoli comportamenti, ma a noi interessa poi proseguire la discussione nei suoi termini più generali. Prego. Sì, sono d'accordo. Non possiamo qui discutere perché mancano le informazioni precise, tutti i dettagli. Non sarebbe questo adesso una discussione seria, penso, discutere adesso tutti questi singoli punti. Anche non sarei d'accordo adesso di tirare una bilancia sulla grandezza del Papa. Non è mestiere nostro adesso giudicare sulla figura storica del Papa, lasciamo questo al futuro. Io sono venuto per una discussione filosofica e leggo qui temi ancora non trattati: fede scienza, fede teodicea, fede protestantismo, altre religioni, divorzio, aborto e eutanasia, questo abbiamo forse toccato, contraccezione, fame nel mondo, fede nicolismo, nichilismo, eccetera. Quindi non vorrei adesso uscire dal terreno filosofico a un terreno troppo storico, empirico e contingente. Infatti, se voi permettete, vorrei riprendere il precedente intervento del Cardinale Ratzinger, dove alludeva ai principi umani, alle leggi naturali cui si riferisce la Chiesa nell'affermare il proprio punto di vista. Perché qui forse sì, può esserci un elemento forte di divisione. Qui un non credente, un non cristiano, potrebbe, mi perdoni il termine, ma questa è una domanda che voglio fare a Paolo Flores, riconoscere un elemento di prepotenza, cioè come pretendi tu di asserire che il tuo punto di vista sull'aborto, sulla bioetica, sulla morale della famiglia, non è esclusivamente un punto di vista religioso, un punto di vista cristiano, ma si rifà anche direttamente alle leggi naturali. Ecco, io credo che questa idea di norma naturale possa essere la fonte di una pretesa abusiva, perché considera a priori irrazionale e disumano chi argomenti e che funziona secondo ragione non retta, chi argomenti in modo opposto. E pretende semplicemente di far coincidere come universale e umano ciò che invece è uno dei tanti punti di vista morali che sono apparsi nella storia. A lei. Sì, e questo è un punto sul quale esiste già una controversia stampata tra Flores Starkreis e me, in quanto Flores Starkreis aveva condannato duramente un passo dell'enciclica, adesso non so, Evangelium Vitae e forse anche Fides et Ratio,
dove il Santo Padre dice ci sono delle cose sulle quali una maggioranza non può decidere perché sono in gioco valori che non sono a disposizione di maggioranze che cambiano. Ci sono delle cose dove finisce il diritto della maggioranza di decidere perché si tratta dell'umanesimo, del rispetto dell'essere umano come tale. E Flores del Cais aveva risposto: qui il Papa si dimostra realmente anti-illuminista, e era nell'enciclica, adesso mi ricordo, Fides et Ratio, e dimostra che con tutta questa filosofia non ha da dire niente alla filosofia, alla cultura di oggi, perché in opposizione a questa cultura di oggi. A questo ho risposto che io difendo decisamente il fatto che esistono dei valori sottratti al parere e all'arbitrio delle maggioranze. Per noi tedeschi abbiamo l'esempio molto forte. Come è stato detto, noi abbiamo deciso che esiste vita indegna di vivere e perciò abbiamo il diritto di purificare il mondo da queste vite indegne per creare la razza pura e l'uomo superiore del futuro. Qui, giustamente, il Tribunale di Norimberga, dopo la guerra, ha detto ci sono dei diritti che non sono in discussione di nessun governo, e se un intero popolo decidesse tuttavia rimane ingiusto fare questo, e perciò potevano condannare giustamente delle persone che avevano eseguito leggi di uno Stato che formalmente erano state emanate in modo corretto. Cioè, esistono dei valori, e penso che proprio questo è anche un risultato dell'illuminismo, la dichiarazione finalmente poi in 48, con la maggiore precisione in quanto mi ricordo, dei diritti umani inviolabili e validi per tutti in tutte le circostanze, era un grande progresso dell'umanità, e non dobbiamo perdere questo progresso. Perciò non sono d'accordo con questo argomento storico che per tutti i valori esiste anche nella storia una presa di posizione contraria, e non c'è nessuna cosa considerata da una civilizzazione come crimine che non sarebbe stata considerata in un'altra come valore da eseguire. Questo fatto statistico dimostra il problema della storia umana e dimostra la fallibilità dell'essere umano. Origine, un padre della Chiesa, aveva detto nell'inizio del terzo secolo in questo senso: io so che presso gli scritti del Mar Nero esistono leggi che legittimano crimini, e se uno vive in questo contesto deve ribellarsi contro la legge, perché esiste una realtà assolutamente intoccabile alla quale non possono opporsi le leggi, e le leggi che si oppongono sono male. E mi sembra questo, almeno sappiamo adesso dopo questo secolo e i suoi orrori, che c'è la sacralità assoluta della vita umana, e che leggi che esistevano sempre nel mondo che si oppongono a questa inviolabilità dell'essere umano e della sua dignità e dei diritti che seguono di questa dignità, leggi tali sono ingiuste anche se decise, emanate in modo formalmente corretto. Perciò mi sembra questa istanza che la maggioranza per certe cose non ha una parola, ma deve rispettare quanto è umano, è fondamentale per il futuro della nostra civilizzazione. Altra questione è, due altre questioni. La prima è: qual è il fondamento di questa inviolabilità di alcuni diritti? La tradizione cattolica dice è la creazione.
hanno introdotto poi dalla filosofia greca la parola natura, physis, e forse si potrebbe sostituire questa parola con una parola migliore, non vorrei discutere qui sulla terminologia, ma l'idea fu che ecco, la physis, la natura, non è prodotto di un caso cieco, di una evoluzione cieca, ma nonostante il corso dell'evoluzione c'è una ragione dietro e c'è quindi una moralità dell'essere stesso. Ho trovato molto bella questa espressione di Florestan Hays, che quasi sarebbero presenti gli elementi morali nei cromosomi della realtà. Questo non vuol dire che la natura empirica va canonizzata come la legge naturale, ma che esiste una priorità dello spirito prima dell'irrazionale e esiste quindi un fondamento morale che mette barriere a certi comportamenti. Quindi questo è il primo punto, quale è il fondamento della inviolabilità di alcuni diritti e della inammissibilità di certe leggi, quale è il fondamento di questo limite del nostro potere legislativo. E noi diciamo la creazione, la provenienza da una mente, da un logos. E seconda, sì, Florestan Hays ha un'altra risposta, quindi vediamo. La seconda questione è come identificare queste cose che sono inviolabili e precedono le nostre legislazioni e proteggono quindi la dignità dell'essere umano. E questo naturalmente è difficile e qui possono entrare anche degli errori di identificazione precipitate. Vorrei adesso non entrare in un dibattito, lo conosciamo tutti, sull'aborto, solo dire se Sant'Agostino con una certa scienza naturale del suo tempo era convinto, come poi San Tommaso d'Aquino con Aristotele, che l'animazione risulta solo dopo un certo lasso di tempo e prima non animato non è un individuo umano, non metto in dubbio il principio che nessun uomo, quanto debole e quanto indifeso e ancora non nell'uso della ragione, può essere ucciso, è il problema empirico quando comincia l'essere umano. Per Agostino, e spero per noi tutti, è assolutamente sicuro: se uno è uomo, è intoccabile. Poi l'altra questione è da quando uno è uomo. Che questa scienza aristotelica che vede l'animazione dopo 3 o 6 mesi non è giusta, lo sappiamo tutti oggi, e secondo le mie informazioni biologiche, in realtà dal primo momento questo essere porta con sé un programma completo dell'essere umano che poi si sviluppa, ma il programma DNA è tale e si può quindi parlare di un individuo. E noi abbiamo... Non possiamo dogmatizzare un risultato delle scienze naturali, perciò abbiamo detto che naturalmente aspettiamo ulteriori ricerche, non vogliamo dogmatizzare quanto attualmente appare essere la posizione più convincente, più documentata, ma abbiamo detto esiste quindi almeno, anche se queste posizioni non avrebbero ragione, una fondata tesi, una fondata probabilità o almeno possibilità che potrebbe già essere un essere umano. E già questa probabilità, se non certezza, ma probabilità, non ci permette più di uccidere questo essere perché probabilmente, almeno, è possibile, possibilmente è un essere umano. Questa è la nostra logica su questo. Abbia pazienza, Eminenza, ma questa è davvero una domanda che le voglio fare. La Chiesa, il cristianesimo, non ha sempre attribuito un valore così centrale alla difesa della vita umana. Lei citava prima Sant'Agostino, all'epoca di Sant'Agostino, in epoche passate
non era così cruciale, così centrale come lo è divenuto oggi la difesa della vita umana nella vicenda della Chiesa, o sbaglio? La Chiesa poi deve imparare, e proprio quanto ai diritti umani abbiamo imparato anche dall'illuminismo, un altro punto. No, ma non solo l'illuminismo. Le vorrei citare, se mi permette, l'obiezione di un pensatore laico italiano, Gian Enrico Rusconi, che peraltro di matrice cattolica, è stato un credente, che oggi riflette sulla crisi che lui definisce parallela del pensiero laico e della teologia cattolica. Lui sostiene che vi sia una forte crisi parallela, nella quale questo insistito riferimento alle leggi naturali della teologia sarebbe appunto un aggrapparsi a un venir meno di principi, di certezze, di saldezza del passato. E anche questo assumere centralità della difesa della vita umana nella dottrina sarebbe appunto un'acquisizione recente, non assoluta, del passato, della storia della Chiesa. Direi due cose. Il primo punto, c'era una certa esuberanza dell'uso della legge naturale nella dottrina sociale della Chiesa nata alla fine del secolo scorso, dell'Ottocento e poi nel Novecento, fino al Concilio Vaticano II. Esuberanze c'erano, ma questo fatto che era un po', diciamo, ingrandito, non toglie il fatto che sempre, cioè in San Paolo che parla del cataphysin, era il rispetto della creazione e la profonda convinzione che la creazione parla di Dio e perciò parla dell'uomo, lo troviamo anche nell'Antico Testamento, perciò direi sulla espansione della legge naturale fino a quale punto arriva si può bene discutere, si deve discutere, ma sul fatto che i cristiani hanno sempre considerato la creazione come una realtà nella quale è presente il Logos e quindi non solo una struttura matematica ma anche una indicazione della retta vita, questo è realmente una eredità degli inizi. Vero è anche che diciamo l'attenzione per la difesa della vita umana è oggi più grande che in passato. E in questo senso c'è anche una specificità del nostro secolo nel quale abbiamo vissuto del resto anche una crudeltà e un disprezzo dell'essere umano che deve svegliarci. Ma direi mai è stato pensato che l'uomo avrebbe la disponibilità sull'essere umano, sulla vita umana. Altra cosa è il problema della pena della morte, nella quale era pensato sarebbe una concessione fatta di proteggere la società e anche di espiare un peccato. Ma anche se questi pensieri c'erano, l'idea che si potrebbe disporre in certe circostanze con un proporzionalismo dei valori sulla vita umana, questo non era mai il fatto. Allora, non basta neanche essere cristiani e quindi credere non solo nella creazione, ma credere nella creazione di un Dio che poi si è incarnato in suo figlio Gesù Cristo, che è morto sulla croce, è risorto, eccetera. Neanche basta credere a tutto questo per arrivare sulla questione vita alla stessa conclusione. Vedete come è assurdo pretendere che un punto di vista di uno dei cristianesimi coincida con la norma naturale. È una pretesa che inevitabilmente porta a disconoscere il pluralismo. Temo, Paolo, che non riusciremo ad approfondire tutti i temi che hai sollevato perché l'ora si è fatta tarda, però credo che sia giusto dare... Sì, sono grato per questa osservazione e vorrei essere breve perché in realtà appartenendo alla terza età mi sento un po' stanco. Ma per rispondere brevemente, io ho cercato di
mostrare perché per un cristiano per il quale l'idea della priorità della ragione prima della materia, quindi della presenza della ragione nella materia, e quindi la creazione sarebbe una cosa sulla quale si può oltre i limiti della fede parlare, ma naturalmente Flores de Arcaiz ha ragione, questa condizione della creazione non è condivisa da tutti. E in questo senso non sarebbe un fondamento che potrebbe portare un'azione comune, e perché era già nell'antichità così, cioè i padri della Chiesa hanno tradotto una parola della fede in una parola filosofica, natura, che non è una parola della fede ma una parola della filosofia, e convenivano su questo punto con lo stoicismo, che non conosceva un creatore, neppure una creazione, ma vedeva una certa, diciamo, qualità divina nell'essere stesso e un messaggio valido per tutti, e perciò quindi era la parola natura un veicolo applicabile e accessibile oltre i limiti della fede, e questo è il motivo perché la parola natura è entrata nel vocabolo della teologia e del magistero come una indicazione dell'elemento filosofico di per sé anche separabile da una visione più profonda della fede. In questo senso mi sembra si dovrebbe anche in futuro discutere sulla utilità e sulla razionalità di questo concetto natura, il quale esprime la convinzione che le realtà portano in sé un messaggio morale e mettono limiti alle nostre disposizioni. E mi sembra che il movimento ecologico davanti alle distruzioni del mondo e davanti ai pericoli che ci minacciano ha capito questo, che la natura ci porta un messaggio e dobbiamo essere attenti a questo messaggio della natura, e penso che forse oggi proprio con le nostre esperienze di una natura abusata possiamo in un modo nuovo capire questo concetto comune, che è un concetto di ragione e di esperienza, essere più attenti a questo messaggio che ci dà un fondamento per il nostro agire e indica anche un limite per il nostro arbitrio. E perciò non posso essere d'accordo che questi diritti inviolabili indicati dai grandi documenti frutto dell'illuminismo, questi diritti sarebbero solo diritti civili, scelte nostre. Se sono scelte nostre, possono essere cambiate e non devono essere cambiate per non distruggere l'umanità e il senso del rispetto dell'altro. E l'argomento che secoli, forse migliaia di anni, non hanno vissuto questi valori, allora non potrebbero essere naturali, per me non conta, perché l'uomo è capace di vivere contro la natura, e lo vediamo. Ma il fatto che non vuol accettare il messaggio della natura non implica che questo non sarebbe realmente un messaggio. E a me sembra che non dovrebbe essere così difficile capire che l'uomo è una creatura, un essere speciale, che porta in sé una dignità che dobbiamo rispettare sempre nell'altro, anche se ci appare senza grande valore, antipatico o qualcosa di diverso. E vorrei una parola dire ancora, Flores de Arcaiz ha detto qui, considera l'aborto come omicidio, commette un fatto immorale, questo non accetto. Io posso capire le sue esitazioni su questo punto, ma che c'è di per sé una evidenza che questo è un essere umano molto debole, dipendente, e quindi ucciderlo è uccidere un uomo, mi sembra non può essere caratterizzato come immorale,
capire questo e così far appello alla coscienza, alla riflessione dell'altro. E perciò alla fine si dice che nessuno dei valori cristiani sarebbe un valore che dovrebbe essere tenuto come valore comune, chiamiamoli cristiani o no. Maturati sono questi diritti umani che sono, penso, il fondamento della civiltà proprio illuminista. Sono maturati nel cristianesimo, ma sono realmente valori umani e sono la grande eredità della nostra civilizzazione che dobbiamo difendere con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra ragione. Grazie. Ecco, queste due ore sono volate davvero e mi rendo conto che avremo voglia di continuare ancora a lungo. No, ma non alzatevi, perché se il Cardinale Ratzinger me lo consente, io sentirei l'esigenza di porvi una domanda conclusiva a testa, ecco, non più di questo. Ma se me lo consente, anche lui, posso permettermi, e lo faccio perché gliene ho chiesto prima in privato l'autorizzazione, io vorrei soltanto porgli un'ultima domanda che esula forse un pochino da questo confronto che abbiamo vissuto questa sera. Nello stesso testo che del discorso alla Sorbona, che ha ripubblicato anche su Micromega, riferendosi alla crisi profonda, queste sono le parole che usa, del cristianesimo europeo, e auspicando, riferendo appunto questa crisi alla necessità di ripristinarvi l'elemento della verità della religio vera come elemento cardine, egli fa dei riferimenti al Concilio Vaticano II, definito come un evento che ha provocato un enorme turbamento nella Chiesa Cattolica, sono parole sue, un intervento chirurgico che non equivale necessariamente alla guarigione. Io qui mi permetto appunto di porre una domanda che ha un carattere anche personale, perché è noto che il giovane vescovo Ratzinger, il giovane teologo Ratzinger, partecipò con entusiasmo ai lavori di quel concilio, essendone anche un elemento, diciamo, fortemente favorevole all'innovazione. Ecco, il cardinale Ratzinger, 40 anni dopo, vede in quell'evento uno degli elementi della crisi del cristianesimo europeo? C'è stato un cambiamento in lei? Un cambiamento no. Io penso sempre che questo impegno era necessario, che era il momento di aprire nuove piste del linguaggio, del pensiero teologico e di cercare un nuovo incontro col mondo e una nuova profondità della fede, soprattutto anche nel dialogo con i nostri fratelli, le chiese non cattoliche. In questo senso mi sembra era un avvenimento provvidenziale necessario, ma con questo paragone di un intervento chirurgico volevo anche mostrare che un evento benefico non necessariamente implica subito gli effetti positivi sperati. E ho un grande predecessore, il grande teologo Gregorio di Nazianzeno, proprio nominato il teologo, invitato dall'imperatore al concilio di Costantinopoli, dopo le precedenti esperienze avute con altri concili, ha detto: mai andrò più a un concilio, perché crea soltanto confusione. Questa era la sua disperazione. Io non direi questo, ma se lui ha detto un concilio è come messaggio, come azione, diciamo come intervento profondo nella vita delle chiese necessario, ma nello stesso tempo provoca anche nuove complicazioni, e siamo in una fase nella quale dobbiamo far fronte a queste complicazioni. Anche perché in quei concili finivano per decidere gli imperatori, per fortuna oggi invece decidono i vescovi. Grazie davvero a tutti di questa bellissima serata.